Siamo fatta a recuperare Monica Lestini in regia e consegniamo il premio Limone Gioielli che destiniamo alla migliore in campo di ogni partita. Ecco, questo è il premio del nostro sponsor, un'ottima prestazione, ti abbiamo premiato qui, mi ricordo, col Messina Volley l'anno scorso in Serie B2. Sì, anche la settimana scorsa, credo. Sì. Quindi una stagione che è cominciata nel migliore dei modi, Santa Teresa decisa a tenere il primato. Esattamente, non intendiamo lasciare nemmeno un punto più in giro, vogliamo iniziare a scappare un po', penso sia giusto. Monica Lestini, cosa provi qui al Palabucolo, gara dopo gara, insomma delle sensazioni uniche, ritengo. Sì, di fiducia, il pubblico ci spinge, non ci sentiamo, diciamo, mai sole, anche nei momenti brutti il pubblico sta sempre a darci la carica, quindi in casa diciamo che è una roccaforte. Vediamo che nei momenti difficili arrivi tu e poi sistemi un pochettino le cose, quando la partita o tu o la mordecchi. Li faccio venire io i problemi nei momenti difficili. Oggi, guarda, eravamo un po' stanchine, infatti meno male che siamo riusciti a portare a casa questo risultato, così adesso avremo la pausa di Natale e possiamo un attimo recuperare le energie pronte per il proseguo. Ecco, cosa ti preoccupa di più in questo campionato? Qual è l'avversario che magari pensi possa creare più problemi alla tua squadra? Ma ce ne sono già due o tre, una ci ha già creato evidenti problemi, abbiamo perso contro Cerignola e poi c'è Aprilia, anche se in casa abbiamo vinto facile, però ci tocca ancora andare lì e vedremo cosa succede, e poi Fiamma Torrese, però deve venire qui. E sarà un'ottima partita, ve la consiglio, però purtroppo sarà a marzo. Va bene, ti facciamo ancora i complimenti. Grazie. E tanti auguri una volta che ci sentiamo, speriamo di rivederci ancora qui in console per questi premi. Grazie, in bocca grazie al lupo ancora. A te, ciao, ciao, ciao.